sa convivenza non va a usa. Tanto lo errare contro il custo e se l'hanno scelto di fare in vita nostra con un circolo culturale dell'Istituto Bellini. Il testo è questo istituto Camillo Bellini. Brevemente, plurano, l'articolo 3 del statuto narra che è un istituto che è nato di sino dell'Anzo, senza finalità, recita testualmente, senza finalità speculative, quindi che era di sino dell'Anzo, ma per spingere in don Zirano de Salte, San Maniadura, de Convegno, San Regio, non so, conferenza di tutto canto di statuto. E via via passando, che abbiamo appreso nei giorni scorsi che correva il ventennale dell'alluvione di Firenze. Ecco, pensate che tanta gente da tutto il mondo è accudita con quel caro di buon rimedio a tutto il danno che ha fatto l'alluvione, che è una misura. Che ha fatto. E da tutto il mondo, pro sarte, tanta gente su queste mobilità. La sarte non è patrimonio del suo fiorentino e via, ma di tutto il mondo. Carne così tutto, sarte, non pinta sa gente per fare con un livello civile morale alto nera. Proprio noi cercamo nel nostro piccolo di attraversare il campo che non sono tanto esercizi, non pare che invita il Papa di Sizio, non spare che invita il Papa di Sizio della cultura sarta. Tanto che dico a ragionare di una grande cosa, di cavalare a fondo di queste cose nostre. Adesso il problema scambio, di non fare scappazzi di scrivere la regina nostra, degli esegus, questi esegus fatti in questa maniera, in una parola, si deve tirare, su essere noi di tutti e del non de, e del non de il non sa. E che nessuno sa scagione, che lo sono fatto diventare fuori. Il proprio mondo interiore, cioè una cosa così personale, all'attenzione e all'analisi in fin dei conti di un pubblico così qualificato e interessato come quello di stasera, quantomeno in una persona così riservata come lui, un qualche disagio lo potrebbe anche creare. Ma noi non è che lo vogliamo processare, ma fargli festa. Una festa non alla persona, ma alla cultura, alla poesia, appattata attraverso di lui. Dobbiamo ringraziare anche il professor Pinna, perché anche lui spende il suo tempo al servizio della cultura sarda e tiene in alta considerazione i poeti patadesi e quindi il professor Lazzaro. C'era scritto in una locandina che recentemente annunciava uno spettacolo teatrale in lingua sarda fatto per raccontarci come d'occa da pianto. Prima di dare la parola al professor Pinna, credo che l'assessore ci voglia dire qualcosa. Ne manno che ne lacca, na sisterri tu sopra Sandino, mias, nara mi pare meno. Tanto su tempo scapito se n'entrega da surda, asa morre, de tottus al moltes, venni da me a vennere. Mi dispiace, pare meno, ma tu merita sinterru e sos interros. Allora, sì, si calca le cuno che le fa qualche domanda, che pregunta, qualche osservazione riguardo al professor Pinna. Coraggio. Convinto che non potete sentire la voce, tutto l'altro.